Mythici Stranded Sail Explorers of the Cursed Island. Poi c'è scritto premi qualsiasi pulsante. Il titolo. Vuria mai che lo mettiamo in italiano, eh? Premi qualsiasi pulsante due volte. Salva partite. Facciamolo su 8-1. Facciamo Marco Drano. Maschio. Salta intro, perché devo saltare intro? In via avventura, vai! Vediamo un attimo com'è questo sbadiglio. Buongiorno, oggi è un gran giorno. Il viaggio fino all'altra sponda del Grande Oceano. Un strano sogno la scorsa notte riguarda Isola Esotica, un pappagallo. Un messaggio da tuo padre. Ok, si sposta. Buongiorno figliolo, l'equipaggio e io stiamo già facendo i preparativi. Per favore vieni quando vuoi. PS, ti ho lasciato uno zaino con lo strato necessarios. Tieni premuto. Allora, lo zaino l'ho messo qua. Grande. E ce ne andiamo. E ce ne andiamo, andiamo, andiamo. Allora, non possiamo né rompere nulla. Possiamo solo correre, però. E schiaccio destra. Oh, mondo. Ok, incontra tuo padre. Tuo padre poteva morire. Al molo. E allora andiamo a sto molo. The Bomb Entertainment. Gente è un Linda Jeffbank, Julia Smith. Ma sono le case Racora Play, no, secondo me sono. È tipo il prologo con i nomi di chi ha fatto il gioco. E delle ditte, secondo me. Vabbè, al molo ci siamo, eh. È molto cartonesco. Ehi, è bello vederti, Marco James. Resta solo poche cose da fare prima di cominciare. Verso le montagne foreste coperte di neve dall'altra parte dell'oceano. Sei pronto? Sì. Fantastico, vederti emozionato come me. Siamo quasi. Per favore, porta lo zaino nella tua cabina e torna da me. Allora, credo che il mio letto è qua. Ciao. Fantastico, ora abbiamo tutto pronto, a eccezione di una cosa molto importante. Abbiamo bisogno di un barile di mele dal magazzino dietro la nave. Cosa faremo senza le mele succose per rifucillarci in questo lungo viaggio? Carica il barilozzo. Carichiamo questo barilozzo di mele dietro la nave adesso, eh? Dietro la nave. Ok, allora prendi con una mano e ci corriamo anche un barilozzo di mele, ragazzi. Incredibile la forza di Marco Drown Games, eh? Incredibile. Ok, mettiamolo qua, ci sta. Parla con Charles. No, questo è Logan. Teresa. Fiona. Eccolo qua. Grazie, siamo pronti. Dai, forza. Vele, vele spiantate. Felice. Cecilia, bello vederti. Grazie. Praticamente l'ho fatto tutto io. Salterin salterello, eh? Ci sta. Ah, proprio che me le nasconde, ma ci sono.
destra, davanti. Guarda qui che andiamo sulla punta e se cado non si può cadere. Peccato. Parliamo con Charles. Charles. Grazie. Ci ha fatto tutto lui praticamente. Oh. No, 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 no. Stai calmo. Sono emozionata. Preparati. Allora, rampeggia questo. Sempre con Charlie. Sembra che siamo molto giusto, non c'è molto da fare, godersi la fretta. Ok. Ciao, vero. Sì, così emozionata di poter ricominciare. Sembra abbastanza, siamo alla metà. Sì. Ti farò creare un luogo remoto, uscire una capanna e godermi la libertà. Bravo. Ah, grande. Buongiorno Martello, vedo vederti a queste parti. Sono il mio Martello. E batte sull'acciaio, la sua vita ci richiederà in una bella cucina. Oh, bravissima, bravissima. Bella Brenda. Quello là no. Teresa, così bello vederti, ora sali a bordo della nave. Il vento delle onde, rilassante. Vestiti caldi. Ah, questa è una sarta. Ciao, Teresa. Sì, Teresa è la sarta. Ah, hey! Quello c'è il cuoco, uomo di mi dispiace essere chiamato, questa novella, nuovi, le onde cavalca, così leggiaglio, la nave era un maestro. Creare un capolavoro, oh, capomastro. Carpentiere, ah, il carpentiere, bravissimo. Carpentiere. Come va? Il sole splende. Oh! Ok, pesca. Ah, il pescaiolo. Pescaiolo l'ho chiamato, il pescatore, scusami, il pescatore. Cecilia è la cuoca. Cuoca, cuoca, cuoca. Quanti ce n'è ancora da scoprire? Ma scusa, uno, due. Ok, questo era l'ultimo, ma Logan non è uno che... Buoni rapporti. Ok. Di la beretta, oh, un paspagallos. Prova l'uccello, secondo me, raga, devo salire. Quasi lo sapevo che era qua. Pappagallo. Ah.
volato via. A cercarlo. Ok. Cercando di fare pezzi alla nave, sporcando di qua di là come un guscio. Sì, che non sanno queste cose. La nave si schianta contro qualcosa di difficile. No! Una forte. Urg. Superstite sperduto. Ok. Come scavo? Non ce l'ho la pala. Eccolo. Ehi! Hey! Ehi, hey, avevi ragione. Mi dispiace non aver aiutato. Guarda. Ok. Allora, vela. Ok, guarda così bene. Hey! Allora, costruisci la zattera. Allora devo costruire. Ah, fa lui! Bellissimo! Grande! Ciao Alex.
relitto, io non capisco dov'è. Oh, ora chi c'è? Ciao! Forte. Verrà riunito. Ben riposato, sì sì. C'è scritto di andare all'accampamento. Madonna, gigante è scritto. Usa l'agricoltore Fiona, usa il sentiero che porta all'altopiano, vicino al relitto, già. Leggevo. Questa. Allora. La pala. Ok. Sì. Allora, stretti. Ok. Quindi secchiotto, dov'è l'acqua? Uno.
2. Non so. Ok. Vanno acqua. Allora, una pentola. La est dovrebbe essere questa. Siamo? Allora, utensile da cucina. E una teglia. Un bel teganino. E vai, adesso costruisci la cucina. Giusti necessari per costruire la cucina, certo. Bella, grande. Beh, ci sta. Questa azione di cucina è fantastica, fantastica proprio. Oh. Ok. Ho Charles. Rapida. Eccola qua. Minchia, una mappa, oh. 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 Bella. A est.
Ok, vediamo se c'è qualcuno. Vai, cerchiamo altri superstiti. Non c'è arrivato qualcun altro? Servirebbe il tagliaborsi. Oh! Eccolo! Ma no, questo è quello... Ah, un asse, bravo! Ok, bello! Ok. È lì proprio. Ma speriamo che siano tutti di qua. Spiega. Eccola. Pinza. E un bel martellozzo. Dopo vengo da te. Ok. Hey! Rapido, bello. Ci sta. Ci sta rapido. Ah, ok. Sì. No? Bravo. Oh, ascia, che bello. Prendiamo su albero. Legno semplice sia. Mi è caduto un tocco di ghiacciolo per terra. Oh, attieni l'accesso all'aria della campagna. Lascia per rimuovere il cespuglio. Ok, allora stampar quincia, facciamo fuori sti alberi che qua non mi servono proprio a nulla. Eccolo qua. Perfetto. Che bello. Cos'è? Un ponte.
tutti ruggete. Trova Logan sul sentiero che porta all'area dell'accampamento. Ok. Tu sei come te la lascia. Ok. Allora. Ok, finito la pappa. Ok. Da lei. Trova la baracca di Logan. Io ho paura che Logan è sopra qua. Non male Marco Drums, eh? Ok, taglia legno. Ok. Abbiamo Fiona all'accampamento, è tutto un vai avanti in dre, avanti in dre. Dove sei Fiona? Eccola qua. Mi dai la mano a fare anche la mia? E grazie. Usa l'ascia per aprire casse e barili. Ah, fico. Io potrei andare a dormire sulla barca però, eh? Adesso quasi quasi ci vado. Hey! Io vado a nanna. Thank you.
Vedi. Bravo. Però mi dice usa l'ascia per... Non nuota. Questa... di metallo. Allora ci sono delle casse apposite. Potato! Ok. Non credo che... ci sia altro qua, eh. Eh no, invece è una roba c'è. Semi di mais. Dobbiamo raccogliere una corda, legno. Ce l'ho la pala, sì. Chiave! Dico. Andare ancora a letto. Qui non sa che... non so più nulla. Sto correndo un po' troppo. È grossa l'isolozza, eh? Non scherzo. Facciamo ancora un po', raga, e poi ci vediamo nel prossimo episodio a questo punto, eh? Allora, qui c'è solo pomodori. Solo da mangiare. Che cos'è? Ah. Beh, di robe ne sto scoprendo abbastanza, eh. No, dai, la spada non ce l'ho. Oh. Ah, vedi? Robo lì che si attivano, no, li, li faccio, ma non è che proprio ho capito dove vorrà fare.
Dimmi che è la corda. Oh. E mo ci saranno. No. Scoperto, cipolle. Legno. Ok. Sì, c'hai ragione, bisogna dormire. Lo so, stai calmo. Dai. No, non si può. Ma scusa, ma io mi ricordavo. È qua, pum. Andiamo a letto senza cena, ma andiamo tranquillamente a letto, eh? Bravo. Che bello, che meraviglia. Ancora un po' notte, eh? Allora, qua facciamo patata e pomodori. No. Allora, cipolla. Oh, arricchito con cipolle. E scusami tanto, signore. Patate e cipolle. Ah no, era proprio. Ok ragazzi, diamo una bella bagnata. Ok. No, non ce l'ho ancora tutto. Ha fatto solo un po' di cibo e basta. Perché?
No, bisogna andare di qui, ma dormo. Perché sennò sono stupido. Quindi riprende tutte le forze. Bravo. Ma io ho esaminato. Oh, mi sembra che c'era questo. Dice, dico. Ma ogni volta si ricreano. Un altro. Bello. Allora, queste casse sono sempre interessante, Watson. Qui sopra non so come andare. Ma qui c'erano le casse. Non si può andare di qua. Ah, caspita. Qui si può. Allora, usa il banco dell'artigiano. Quindi allora, gli assi li ho presi, eh. Ne ho abbastanza, ma devo soltanto, come si dice, andare nel banco di lavoro e crearlo, perché sennò c'è qualcosa che non va. Di qua? Ui. Sì, ma proprio nulla, eh? Un sacco di un po' di legno. Oh, e che cavoli. Ah, qui bisogna trovare il modo. Ok. Thank you.
Sì, perché primo devo dormire. Ok, facciamo i tasselli e poi ci vediamo al prossimo episodio insieme, perché sono giochi molto carini questi qua, eh? Molto 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 carini, molto bello, colorato. Oh, perfetto, ho fatto una bella dormita, mangiato. Allora, patata, pannocchia. Ok, patata e cipolla. Uno da girare, quindi cipolla e patata. Cipolla e pannocchia. Poi ma è possibile che con le patate non si può fare nulla? Allora cipolla, questo e pannocchia allora. Allora no, ah no, basta. Allora, io ho fatto cipolla, mais pure di patate, mais pure di patate, dico. Allora, ho capito. Sì. Vabbè dai, uno l'ho fatto. Ok, costruiamo la baracca della flora. Grande. Capanna aveva bisogno di questo progetto per un'offerta di 20 milioni. Supporto metallico, orca. Un bel letto. No, davvero. Due assi di legno. Thank you.
Ah, no, niente, non è adesso. C'è la baracca di Steven. Ovest dell'accampamento. Costruiamo la baracca di Steven e poi ce ne andiamo per il prossimo episodio. E allora adesso... Allora adesso andiamo avanti a fare la baracca di Steven. Steven. Sarà Steven Universe? Non credo proprio. È lui. Vedi che bello? Ah, Steven voleva quello con il supporto metallico. E ce l'avevamo, perfetto. Dai Steven, ringrazio. Bello. Ah, lui fa il cantiere navale, Steven, raga. Bello, ci sta, un bel cantiere navale. Così ci costruisce le barche. Torniamo all'accampamento e ci salutiamo. Prossimo video, mi raccomando. Vedi, modalità decorazione, ma non ho alberi, non ho alberozzi. Bisogna prelevare un po' di alberi, fare altri lavori. Ok, dai ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video di questo gioco che mi sta piacendo. Comunque spero sia divertente anche per voi, colorato, bello. E ci vediamo al prossimo video, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, commentate, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, anche Twitch, sempre Marco Drums Games, e anche Instagram, TikTok, Twitter e il mitico Telegram e Instagram e Discord. Vabbè, famoci una dormita e ce ne andiamo a letto, dai ragazzi. Al prossimo video con questo gioco fighissimo che ho scoperto così sullo store mentre bazzicavo tra giochini carini, ho trovato molto carino questo gioco. Va bene ragazzi, dai, ci vediamo alla prossima, quindi facciamo salva partita, salviamo, usciamo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Marco Drums Games Channel, è tutto, alla prossima, ciao, con questo gioco fighissimo e poi tra l'altro non so per quale motivo non torna al menu principale. Va bene, fa niente. Ciao raga, alla prossima.